stata una notte abbastanza silenziosa. Adesso pacchettiamo l'aereo e voliamo là, nella Tuscia. Siamo arrivati ad Alitusha e qualcosa è cambiato, non c'è più il distributore, lo stanno spostando, ma ancora non è attivo. Ci hanno detto che l'inizio dovrebbe procurarci Titanic. Pista sempre bella, molto molto larga. Nei nostri piani domani dovremo scendere, spostarci un attimino più in giù, perché dobbiamo difenderci con il cattivo tempo che sta arrivando dal nord. Adesso spasseggiamo un po', andiamo a vedere qualche posticino nuovo, se lo troviamo. Alitusha, ce ne arrivo una piccola perturbazione, ma dovrebbe sfiorarci di lato. A meno che non intervengano delle correnti da nord, allora in quel caso ci centrano, però non vediamo grandissimi problemi per adesso. L'aereo è picchettato e noi siamo dentro qui tranquilli a mangiare. Problemi zero per adesso. Passeremo notte qua, domani puntiamo verso Benevento. Ciao! Allora, qua siamo in zona Cassino, eccolo là, prima la montagnotta. Eccoci a Benevento, arrivati stamattina. Qui stanotte è venuto giù di là di Dio,
è ancora un po' di strascico, sì, di buono perché sta freschi, e passeremo la giornata qua. Adesso facciamo benza e poi andiamo a Benevento. Ok, domani siamo in rotta per la Puglia, attraversiamo Pietra Pertosa, la Basilicata e scendiamo a Natile, che è vicino a Ginosa. Tratta di un 200 km, dovrebbe portarci un bel po' più avanti. Speriamo nelle temperature, se non altro, un pochettino più fresche. Oggi qua ci sta discretamente, 32 gradi. Domani ce ne saranno 36 dalle previsioni, quindi meglio sgommare. Non che a Natale ce ne siano meno, probabilmente è così. Adesso bisogna sopportare un po' di caldo per risentire anche di questa cellula di alta pressione che ci protegge, che dovrebbe proteggerci. Faremo con la tendina appiazzata. Stasera non dovrebbe darmi alcun problema meteo. Dormiremo, speriamo, tranquilli, sogni tranquilli. Domani, Natile, Puglia! Abbiamo un problema di umidità di nuvole. Diciamo che c'è una nebbiolina di avvezione. E da qualche parte doveva finire questa umidità. Nebbia in Valpadana. Buongiorno piloti. Sembra di essere in novembre a Torlino. Ciao, ho dormito. Stamattina mi sa che ritroveremo la partenza. Buongiorno. È venuto giù un umido come se non ci fosse un domani. Praticamente ha piovuto. Allora, situazione un po' bislacca, perché sulla rotta abbiamo delle nuvole basse, dobbiamo passare delle montagne e quindi nella zona di Potenza. Sarà una lunga preparazione. Ma neanche a Capaccio c'era un umido così pazzesco.
sono le 7, non si vola, dobbiamo aspettare che sulla la tratta, lungo la rotta, si calmi un attimino e evapori un po' tutta questa umidità. C'è un meteo marcio qua, è così, c'è poco da fare. La direzione è più o meno questa. Adesso, quando sorgerà il sole, cominceranno a cambiare un po' le carte in tavola e si aspetta. Stand by, stand by. Sì, di qua è una cosa vergognosa, marcia proprio, vergognosa. La remori anche dell'anno scorso, quando dovevamo andare a Castrovillari e là ci ha bloccato il muro, perché non si vede, ma là in fondo c'è una montagna che ti sbarra la strada e non potendo fare quote sopra le nuvole ci tocca aspettare. 8:40, condizioni meteo sono migliorate, siamo quasi pronti al decollo. Aspettiamo un traffico che deve arrivare da Lecce. Comunque, come vedete, è quasi tutto andato via. Elica! Benedetto, Jaffa 597 al ponte attesa 1-1, decolla. E lui si raccomandò, come ci raccomandò il carburante, vabbè, di che io la Lime non ha mai avuto problemi. Il gasolio ce ne siamo accorti alla mattina perché brucia una temperatura molto più alta, quindi stavamo per partire perché piantata un mollo. Thank you.
Gino usa, ci ha portato Pietro, accompagnato, fa benzina, non avete visto, poi dopo hopla, ci ha portato qua, persona squisita, veramente. Si è ritrovato, diciamo, qualcosa anche qui in queste aree di veramente accogliente. Notare questa BMW, ragazzi, come è stata messa giù. Un pistolamento del genere non l'avevo mai visto. Ragazzi, il primo pezzo di focaccia pugliese è uno spapocchio di un aggeggio che è buono, buono, buono. Qua c'è una salumeria. Deserto. Dopo pranzo è tutto deserto. Siamo entrati in questa gelateria qua, avevano finito anche il gelato. Di là siamo entrati in un bar a prendere un pasticcino, avevano finito tutti i pasticcini. 2:30 è ora di andare al campo. Sarà dura, ci sono 50 gradi, ma noi ce la faremo. La pista è tendenzialmente in discesa, quindi l'ideale sarebbe prenderla atterrando in questo senso qua, ma non sempre, perché di solito il vento ci impone l'atterraggio da là, dalla, diciamo, la parte dove sono gli hangar. Ciao, abbiamo deciso di passare qui 2 giorni perché si sta veramente bene. L'aereo è hangarato dentro un hangar perfetto, nuovo e tenuto benissimo. Ci sono qua intorno dei bei paesi da vedere. Oggi abbiamo visto Ginosa e domani vedremo la terza, che comunque sono dei paesi storici molto, molto caratteristici. E inoltre si mangia anche molto bene, per cui vale veramente la pena di restare. È un bush. La verità, sono 2 anni che sono iscritto alla scuola istruttore, al tirocinio istruttore, che dovrei diventare. No, perché il collo hanno più collegato, perché l'intenzione della scuola, tante richieste. Perché le scuole qui da queste parti non ce n'è. L'unico andare al nord, ai posti. Mi premono tantissimo. Ebbi l'occasione con la ILA, perché insomma, io qui da manutentore con un rapporto con loro diretto, mi offrirono questa macchina nuova a un prezzo veramente ghiotto. Tenda piazzata sotto l'ala, è una configurazione molto estiva, permette di far passare bene l'aria, respirare di notte, tanto siamo coperti ormai da qualsiasi strato fino a Marte. Il treno lì. Che il gallo ha fatto un casino. E sei in fattoria. Vediamo che intanto ho 3 alert di temporali su Milano. Vado.
se l'ha fatto lì a McKenzie. Oggi ci fermiamo qui, non dobbiamo impacchettare tutto, non dobbiamo smontare nulla, via, siamo tranquilli, andiamo alla terza. Sempre il perro accompagnatore. Allora abbiamo deciso di andare a Calatabiano domani e adesso siamo nel folle disperato tentativo di trovare un pezzo di focaccia perché è tutto chiuso. Forse Google ci ha dato l'indicazione giusta, forse. Stiamo attraversando un po' di posti un po' strani, diciamo così. Vediamo se c'è questo panettiere, questo forno. Eccolo, dolce pane. Forse ce riusciamo a fare la focaccia pugliese, mannaggia la madonna. Grazie. E vai. Oh, ce l'ho fatta. Il grappolino piccolo. Grappolino. Sì, è molto dolce. Buona. Spettacolare, ragazzi, spettacolare, perché questo vitigno è sulla pista di Natile a Ginosa. E che vuoi di più?